Venditalia 2022 continua, siamo allo stand della Fabian Snack e ci troviamo in compagnia della responsabile marketing dell'azienda, Claudia Loda. Claudia, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a voi e grazie per l'invito innanzitutto. Abbiamo visto mentre preparavamo l'intervista tutte quelle che sono le novità che avete presentato in questa edizione di Venditalia la 2022. Esatto Fabio, tante novità di prodotto, di servizio, di innovazione e tante partnership con aziende leader del settore. Come sapete Fabian è un'azienda produttrice di pane, abbiamo un forno interno, quindi produciamo noi stessi il nostro pane che poi viene servito e viene farcito con la migliore selezione di materie prime confezionato in atmosfera modificata. Questo diciamo per offrire una pausa in tutti i momenti della giornata al nostro consumatore finale. Le novità che vogliamo presentare a Venditalia sono frutto di ricerche, di lunghe ricerche di mercato. Sicuramente l'alta qualità dei prodotti Fabian è garantita dalla possibilità di controllare l'intero ciclo produttivo a partire dal pane fino ad arrivare al confezionamento finale. E presentiamo tanti bei panini con semi ricchi di fibre e ricchi di proteine come la nostra ciabattina, praga e provola e salsa tartara. Io direi che a questo punto ci fermiamo perché mangiamo immediatamente qualcosina perché c'è una fragranza e un profumo di tutto quello che stai presentando allo stand che ci fa aprire lo stomaco creandoci seri problemi con un langurino che non ti dico, scherzi a parte, esatto. Beh, complimenti davvero. Direttamente dal nostro forno, prodotti artigianali di alta qualità. Ecco, allora ti dicevo complimenti davvero Claudia perché i vostri prodotti sono molto vari, sono completi, coprono davvero tutte le gamme per un'offerta integrata da parte dei gestori del vending. Esatto, corretto, abbiamo un po' di tutto a partire dagli 8 gradi, prodotti fuori frigo come la collaborazione con Citterio, siamo rivenditori ufficiali per il canale vending dei due loro prodotti della linea snack, i salamini e i grissini. E quindi prodotti, la nostra linea principale che è gli 0 o 4 gradi, alcuni arrivano agli 8 gradi come dicevo prima e da questo momento ci stiamo spostando anche sulla pausa pranzo che è un po' il futuro diciamo della distribuzione automatica dove si vuole andare, quindi prodotti di grammatura più elevata, una battuta di cassa più elevata, quindi permette ai gestori di avere una battuta di cassa appunto più elevata e alle aziende una pausa pranzo di qualità anche al distributore automatico perché non può più essere distributore automatico prodotto di scarsa qualità, insomma, noi portiamo la qualità anche, si può mangiare bene anche al distributore automatico, insomma. E quanto dici è assolutamente in linea con quanto scrivo sia io sia tutto lo staff di Vending TV e VendingNews.it e la rivista Vending News ormai da alcuni anni perché la qualità premia sempre. Esatto, corretto, grazie mille. E allora Claudia, diamo un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per riuscire a raggiungervi, quindi mettervi in contatto diretto con gestori o coloro che desiderano avere maggiori informazioni sui vostri prodotti. Certamente sì, ci trovate su www.fabiansnack.it oppure il nostro indirizzo di posta elettronica info@fabiansnack.it, ma anche a tutti i nostri canali social, Instagram, Facebook e LinkedIn che vi invito a seguire. Ecco, lei parla velocissimo perché non lo sapete, ma dietro la telecamera ci sono decine di persone che desiderano informazioni e lei giustamente... La pausa pranzo. Allora Claudia, grazie per la disponibilità, noi continuiamo e scopriamo altri prodotti realizzati a favore dei gestori del vending qui a Venditalia, quindi corriamo anche noi. Grazie mille Fabio, grazie mille a Vending News e grazie a Venditalia per questa edizione bellissima, vi aspettiamo.